Venite, prego! Salite! Salite! Ma guarda un po' come può essere strana la vita. Oh, scusate, non mi sono presentato. Sono Ali Ahmed, soldato arabo. Vengo da Lucera. Dicevo strana la vita, perché in questo castello per oltre 20 anni sono stato di guardia alla porta d'ingresso, ma il mio compito era quello di non far entrare nessuno. Oggi presto ancora il mio servizio. D'altra parte ho fatto sempre questo e solo questo so fare bene. Faccio entrare tutti. E più persone entrano, e più mi sento appagato e contento. Sapeste voi chi è venuto ieri? Beh, devo stare zitto. Sono un soldato. A proposito, se incontrate l'imperatore, non fate rumore. Lui ha sempre molti pensieri e molte cose da fare. Prima governava sul mondo e sugli uomini. Oggi è qui per raccontare la sua storia. E tutto quello che i cantastorie hanno conservato di lui. Entrate, entrate. Ogni straniero è stato sempre ospite gradito in questo castello. Quando veniva in pace per ragioni di cultura. Come voi, no? Divertitevi. Studiate, imparate, ma soprattutto giocate. Io faccio la guardia. Tra poco arrivano altri come voi e devo indicargli la strada. Siamo entrati nel mondo di Federico II, museo narrante, multivisione ed esperienza di emozione e conoscenza. Oggi vi raccontiamo questo castello con l'aiuto dei protagonisti che un tempo vissero qui. Ma io dicevo, questo impero perfetto e infinito bisogna costruirlo da vivi, qui, sulla terra. E l'imperatore può e vuole farlo. Ma anche con l'aiuto di chi ci vive ancora oggi. Benvenuti nel castello di Lago Pesole. Il castello di Lago Pesole è un normanno svevo, risale al 1242 ed è una residenza estiva legata a Federico II di Svevia. È tra i castelli più belli in assoluto rispetto alle costruzioni federiciane. Benvenuti al castello di Lago Pesole. Il castello che fu di Federico II di Svevia. Federico amava venire qui, in questi boschi ameni lui praticava la caccia. Qui vicino c'era un lago sospeso da cui prende il nome questo castello, il castello di Lago Pesole. Vedete, alle mie spalle troverete un ospite di eccezione. Chi vi dà il benvenuto? È il soldato saraceno Ali Ahmed. Lui viene da Lucera, l'infedele Lucera. Federico amava guardarsi intorno, lui voleva, si fidava degli arabi. Il soldato saraceno era la sua guardia preferita. La guardia speciale di Federico era proprio il saraceno. Il soldato è qui per accogliervi. Un tempo lui proteggeva Federico e non amava chi entrava nel castello a sua insaputa. Oggi invece vorrebbe accogliere tanti, bambini, ma anche adulti, in questo museo narrante, per sentir parlare di Federico, di che cosa c'era intorno a Federico, di che rapporto Federico aveva con il Papa. E guardate, in questo castello ancora oggi è possibile incontrarlo, Federico. Federico, la sua ultima moglie, Biancalancia, e anche il suo ultimo figlio, Manfredi. Tutti al castello di Lago Pesole per vedere quando è stato grande lo stupor mundi. Lui ha impressionato il mondo costruendo castelli. Le gesta sono ancora importanti e straordinarie, si raccontano ancora in tutto il mondo. La rocca di Lago Pesole, in Basilicata, si erge massiccia e solitaria, con una ferma pianta rettangolare, mura molto alte, che in cima a un colle sulla valle di Vitalba, vicino a Potenza, trasmettono la sensazione di un edificio assolutamente inespugnabile.
Siamo al castello di Lago Pesole, nel comune di Avigliano, in Basilicata. Il castello di Lago Pesole è una delle più significative presenze architettoniche della Basilicata, ma anche dell'intero meridione d'Italia. La sua origine, tuttavia, non è legata a Federico II, bensì da quelli che sono stati gli ultimi ritrovamenti archeologici all'epoca bizantina e longobarda. Poi sono arrivati i Normanni, i quali hanno edificato l'impianto che Federico II ha portato a compimento nel periodo tra il 1241 e il 1250. Il castello ha forma rettangolare ed è suddiviso in due cortili, il cortile maggiore e il cortile minore. Nel cortile minore si staglia il donjon, che venne fatto edificare in epoca federiciana e si caratterizza per il suo paramento bugnato. Alcuni storici dell'arte, a cominciare anche dallo stesso Émile Bertaux, grande storico dell'arte francese che visitò il castello alla fine dell'Ottocento, ravvisano addirittura la presenza del bugnato a punta di diamante, che è una peculiarità, se non addirittura un unicum, nell'architettura medievale. La cappella palatina, anch'essa attribuita all'epoca federiciana, rappresenta un unicum. La cappella è aperta da un portale a linea seghettata in brecciato rosso che ha una composizione tettonica che lo accosta molto a dei portali che sono presenti in Castel del Monte, che è ritenuta l'opera, diciamo, federiciana per antonomasia. A partire dal XIV secolo il castello viene abbandonato ed è solo con i Doria, quindi agli inizi del Cinquecento, che riprende vita. Adesso il castello viene a presentarsi al visitatore secondo quello che è l'aspetto tipico dei monumenti del 200, con tutti gli elementi che contraddistinguono l'epoca normanna e l'epoca sveva soprattutto. Questa è la storia, ma come ogni castello che si rispetti, anch'esso ha creato intorno a sé racconti e leggende fantasiose e inquietanti. Da sempre i castelli sono una fonte importante per la produzione di leggende che entrano di buon grado nella cultura popolare. E anche il castello di Lago Pesole si pone in quella terra di confine fra la realtà storica e la leggenda. E si narrano diverse leggende che hanno come ambientazione proprio il castello federiciano, ad esempio quella che narra della presenza di una stanza segreta nella quale ci sarebbe una chioccia con i suoi 30 pulcini. La caratteristica di questi animali non è tanto quello di essere pluricentenari, ma il fatto che questa chioccia covi delle uova d'oro. Il museo narrante allestito a Lago Pesole con avanzate tecnologie multimediali presenta un racconto ricco e coinvolgente della vita e delle idee di Federico II. Perché un museo narrante? Lo vedete girando nelle sale di questo castello. Sarebbero spoglie se non dei loro arredi architettonici. Invece questo permette di rientrare in sintonia con quel mondo, diciamo, perlomeno di tentare di ricostruire quel clima, in parte citando dei documenti effettivamente veri, noti, che l'Accademia ci ha fornito, e in parte l'immaginazione degli artisti che ci hanno lavorato in tutti i punti in cui il documento non esiste, ma creando di ricostruire il clima verosimile, perché quella era la Lago Pesole di Federico. La rocca di Lago Pesole era chiusa da un poderoso muro bugnato con torri quadrate di rinforzo angolare. L'ingresso è articolato in due avancorpi simmetrici. Internamente il palazzo è scandito da due cortili di diverse dimensioni. Il castello di Lago Pesole è dotato di due cortili, cortile maggiore e cortile minore. Quello che stiamo vedendo in questo momento è il cortile maggiore. Particolare di questa costruzione, soprattutto del cortile, che esternamente il castello conserva tutto quello che aveva a che fare con il periodo originale, quindi al periodo di Federico II.
Chiaramente le bellezze della costruzione sono nei vari portali, le varie finestre, quindi le bifore e le monofore, e il bellissimo portale della cappella. Il fascino delle antiche mura, l'atmosfera incantata delle sale e dei cortili rendono il castello di Lagopesole il luogo ideale per una giornata dedicata alla scoperta dello Stupor Mundi di Federico II, della moglie Bianca Lancia e del figlio Manfredi. Federico II coglie immediatamente, venendo nella parte continentale, diciamo, dell'Italia meridionale, questo luogo come un luogo non solo dove egli potrà meglio esercitare la passione, una delle sue grandi passioni che è la caccia, dove già è stato qualche decennio prima, ma anche un luogo dove al centro di questa straordinaria valle, che è quella di Vitalba, può impiantare un suo grandioso castello, questo che qui vediamo, e farne il luogo soprattutto non solo del diletto in modo superficiale, ma il luogo, come dire, della sua corte, il luogo dove della poesia, il luogo delle arti, il luogo della scienza, e insieme a tutta questa corte egli viene in questo castello, porta con sé Piero delle Vigne, porta con sé i codici arabi, porta con sé i grandi matematici, e questo luogo diventa in alcuni momenti di quella storia, a metà del 1200, diventa il luogo eminente della creatività e della modernità. Posso dirvi che non la sete di potere, ma il desiderio della perfezione ho perseguito e eseguito. Chiedetelo ai miei maestri. Le pareti del castello fanno vivere un'esperienza unica ed emozionante, appassionando i visitatori con la grande epopea dello Stupor Mundi di Federico II e della sua preferita dimora di caccia. Federico oggi è un pezzo fondamentale del mito italiano, poi storicamente è stato un grande imperatore, storicamente è stata una delle prime e più moderne costituzioni, legislazioni di quel tempo. Federico è stato il primo che ha inserito articoli che punivano l'inquinamento delle acque. Federico è stato il primo che ha sancito che la professione medica non poteva essere abusata, ma esercitata soltanto da chi avesse conseguito una laurea nelle sue scuole. Quindi Federico è tutto questo. Poderoso Don John del cortile minore, caratterizzato da muratura bugnata e dalla compattezza tipica di queste strutture. Sulla parete nord c'è l'unico possibile accesso, a circa 4 metri dalla quota del pavimento, cui corrispondono due grandi mensole in pietra, probabili basi d'appoggio per un passaggio mobile. Siamo nel cortile minore del castello di Lagopesole, è la parte più antica di questo castello, la parte basale è legata al periodo normanno. Il pezzo più interessante in questo castello, chiaramente e soprattutto in questo cortile, è la torre nella parte centrale della costruzione. La torre è un dongione o masti o maschio ed era l'ultimo punto di difesa di questo castello. L'unico accesso alla costruzione, quindi alla torre, è una finestra nella parte anteriore, dove su questa finestra si trovano due immagini, due effigi, una è il Barbarossa e l'altra è Beatrice, la seconda moglie. Il percorso interattivo comincia nella sala della carta geografica e della sfera, dove il visitatore, scorrendo lungo la barra della linea del tempo, ripercorre la vita dell'imperatore. Siamo nel Museo Narrante di Lagopesole e questa è la sala della carta geografica. Qui è possibile capire quando e dove sono accadute le cose più importanti che hanno contraddistinto la vita di Federico. In 12 tappe, dal 1194, quando lui è nato a Jesi, fino al 1250, quando l'imperatore muore a Castel Fiorentino, è possibile sentirsi raccontare tutta la vita di Federico II.
attraverso l'azione di una barra del tempo. La barra del tempo scorre e a raccontare le gesta di Federico è una sfera. La leggenda vuole che Federico II venne dato alla luce in una notte fredda e stellata, sotto una tenda arrangiata e allestita nella piazza principale di Liesi. Potete immaginare come il popolo superstizioso non perse molto tempo a gridare al miracolo. Era come assistere alla nascita del secondo Messia. Una sfera magica che si illumina e che anziché predire il futuro non fa niente altro che raccontare il passato, raccontare Federico nel suo rapporto che lui ha avuto con i papi. I papi e Federico hanno avuto una vita e un rapporto assai contrastato. C'è chi lo vuole imperatore subito e chi invece lo scomunica. L'insieme del castello si articola su una forma rettangolare allungata, funzionale all'adattamento del terreno, che offre una scarsa superficie e una forte pendenza su ogni lato. Questo luogo resta sempre al centro di una grande viabilità, che è quella lungo la via Erculea, e anche nei secoli successivi, per esempio verso la metà del 1600, uno dei suoi governatori, Pier Battista Arduini, lavora perché diventi anche un luogo economicamente e produttivamente positivo. L'azienda che impianta qui diventa un'azienda altamente produttiva, e anche lo stesso lago di Lago Peso, da cui ha preso il nome, viene ristrutturato e viene continuamente rimpinguato anche di anguille, come raccontano i documenti, e quindi da luogo ameno diventa anche un luogo economicamente interessante. L'unicità del progetto del Museo Narrante, fondato su linguaggi innovativi, immerge lo spettatore all'interno di fantastiche scenografie. La scelta di utilizzare grandi attori per impersonare i protagonisti del mondo di Federico II è stata, secondo me, vincente. Riuscite a vedere quel giovane che gioca tra le vie di Palermo con i figli dei pescatori? Sì, quello che strappa il pane a morsi e non fa differenza tra i compagni di corte e quelli di strada? È Federico lo Svevo. Sono io. Lorenza indovina, che ha magistralmente interpretato le angosce di Bianca Lancia, moglie di Federico, fino a quasi arrivare a forme di pazzia perché l'imperatore non la sposava. E pensavo che forse mi aveva abbandonato e che forse non sarebbe mai venuto da me. E pensavo che era stato un destino crudele, tragico, quello che ci aveva fatto incontrare. E che forse io potevo aspirare a un marito meno importante, ma che mi stesse vicino, che scaldasse il mio letto. Antonio Manzini è stato Manfredi, il figlio di Federico, e quindi ha raccontato, dall'avventura ha raccontato la fine del regno. Sono il figlio di Federico II, nato a Venosa, in un castelletto che lui fece costruire per dormirci, quando da Melfi o da Lago Pesole scendeva verso il castello del Garagnone o a Palazzo San Gervasio. Mentre Rodolfo Bianchi ha impersonato l'unico personaggio che della storia è totalmente inventato, Gottfried von Utten, che è una spia tedesca al soldo del Papa, che spia quelle che secondo lui sono le malefatte di Federico, quindi la poesia, l'amore per la scienza, la laicità dello Stato, e tutto si sintetizza appunto in questa battuta che Remo Girone Federico dice alla fine: avevo incontrato il Papa, dice, lui voleva essere il signore di tutte le anime e io provai ad essere il signore di tutte le teste. Ecco, in questa affermazione c'è tutta la forza della laicità di Federico e della sua concezione dello Stato. Tra poco ci sarà svelato il segreto di Elena degli Angeli, il fantasma del castello.
Nel 1242, quando l'imperatore Federico II di Svevia lo fece costruire, facendolo assurgere a dimora reale dei suoi possedimenti italici, il castello di Lagopesole, vicino Potenza, è sempre stato una costruzione di difesa e di osservazione. Notevole e mirabile esempio dell'architettura duecentesca è giunto fino a noi come uno dei castelli più belli della Lucania, intatto e ben conservato. Per provare a far rivivere un luogo come questo è necessario riportare i miti in vita, e quindi è necessario dare voce a coloro che lo hanno attraversato. Nel nostro caso Federico II di Svevia, Manfredi, che in un certo senso chiude la parentesi sveva, e poi per parlare delle donne, tutte le donne che hanno conosciuto Federico, nel mio caso ho scelto Bianca Lancia. Lo si fa rivivere facendo parlare in prima persona queste creature e provando a realizzare un museo interattivo, un museo vivo. Sì, sono proprio io, Bianca Lancia. Soffrire ha sofferto, non vi dico quanto, questa povera donna, di solitudine e gelosia. Perché lui, Federico, era uno che aveva la fissa per le donne, e perché per ragioni di Stato passava da un matrimonio all'altro. Quanto non mi voluto, io sono stata l'ultima. Allora, per far rivivere un luogo come questo, l'idea che ci è venuta, la prima idea che ci è venuta è quello di ripopolarlo. Sai, quando si fanno ricostruzioni tipo Disney, per capirci, Disneyland, in cui tu devi ricostruire un'architettura da zero, puoi fare di tutto e di più, questo è il vero castello di Federico. E nel castello di Federico vedere un Federico riletto dalla drammaturgia, e quindi che diventa un personaggio epico, che racconta la sua storia dal punto di vista dell'uomo, vedere la moglie piangere di gelosia, vedere il figlio arrabbiato per le sorti del padre, dà un senso nuovo anche a chi visita il piano di sotto di questo museo, cioè i reperti federiciani. Il piatto di Federico ha un senso completamente diverso dopo che hai visto lui uomo. La rocca così bella risplende magica e misteriosa. La leggenda racconta che soprattutto al calar del sole si può intravedere dietro le finestre una donna vestita di bianco che reca in mano un nome, e si odono lamenti e invocazioni. Vi è una leggenda che narra della presenza di un fantasma nelle stanze del castello di Lagopesole. I cittadini del luogo affermano di aver almeno una volta sentito il lamento di questa donna. Si tratta di Elena degli Angeli, moglie di Manfredi, ultimo erede della dinastia Sveva. Manfredi morì tragicamente in battaglia nel 1258 a Benevento, per mano di Carlo I d'Angiò. Tragica sorte fu riservata anche alla moglie, alla giovane moglie, di soli 30 anni, la quale venne rinchiusa all'interno di questo castello e si lasciò morire di inedia, separata dai figli e separata ormai dal marito. E si narra appunto di questa donna che chiama a gran voce il suo Manfredi, e Manfredi allo stesso tempo vaga per le campagne del luogo cercando la sua bella Elena. Ma questa ricerca è destinata a non concludersi mai, perché i due non si incontreranno nemmeno dopo la morte. La bella Elena degli Angeli, moglie disperata di Manfredi, torna nottetempo nel castello dove visse felice a cercare il caro marito e gli amati figli perduti per sempre. E il marito Manfredi, cavalcando il suo magnifico stallone bianco, può essere incontrato nelle campagne attorno alla rocca, che vaga all'eterna ricerca della sua famiglia, distrutta dall'Angioino. La sala della corte è un'esperienza immersiva e coinvolgente che coniuga grande teatro e raffinata tecnologia. In una proiezione a 360 gradi, lo stesso imperatore,
l'ultima moglie Bianca Lancia e il figlio prediletto Manfredi si narrano in prima persona, rivelando lati umani inediti e segreti. Sono il figlio di Federico II, nato a Venosa, in un castelluccio che lui fece costruire per dormirci quando da Melfi, da Lago Pesaro, scendeva per il castello del Garagnolo a Palazzo San Gervasio. Siamo nella sala della corte. Qui è possibile incontrare Federico II di Svevia. Federico anima questa stanza attraversando tutte le pareti, saltella da una parete all'altra e incontra e racconta al visitatore del suo rapporto, in particolare con i papi. Un rapporto complicato. Quattro sono i papi che si sono alternati durante la sua vita e c'è chi lo ha voluto imperatore da fanciullo, a chi invece arriva a scomunicarlo. La scomunica peraltro, lui la riceve mentre compie le crociate. Liberando Gerusalemme, Federico viene scomunicato. Un rapporto complicato. I papi hanno guardato sempre un po' con diffidenza Federico e le sue idee. Federico era uomo di grandi idee, lui si attorniava dei più grandi del mondo, animavano la sua corte personaggi del tipo di Pier delle Vigne, Fibonacci, e Federico aveva la possibilità di conoscere e di intervenire in tutti i campi. Federico e la medicina, Federico e la filosofia, Federico e la letteratura, Federico e l'astronomia o l'astrologia, così come era a quel tempo. In tutti i campi Federico faceva diffondere le idee che lui aveva imparato a conoscere. Federico fonda un'università perché tutti abbiano la possibilità di accedere al sapere. Questo era Federico II, un uomo sicuramente curioso e appassionato della vita, che aveva la possibilità di intervenire in ogni aspetto, in ogni sapere. Sono io. Secondo alcune fonti, poco prima di morire Federico sposò Bianca Lancia, l'ultima delle sue quattro mogli. Questa volta non si sposò per ragioni di Stato, si sposò per vero amore. Bianca Lancia muore per amore, Bianca Lancia si suicida, è sepolta al castello di Gioia del Colle e dà a Federico tre figli. E pensavo che forse mi aveva abbandonato e che forse non sarebbe mai venuto da me. E pensavo che era stato un destino crudele, tragico, quello che ci aveva fatto incontrare. E che forse io potevo aspirare a un marito meno importante, ma che mi stesse vicino, che scaldasse il mio letto. Un messo giunto dalla capitanata avvisa Manfredi che il padre è morto nelle campagne di Lucera. Manfredi è disperato. Toccherà a lui salire al trono. Lui sarà l'ultimo della dinastia degli Hohenstaufen a regnare sul regno che fu di Federico. I papi lo odiavano. I papi hanno sempre odiato questa nostra famiglia. Dall'androne è possibile accedere al cortile principale del castello, al cui centro vi è un pozzo adibito alla raccolta dell'acqua. Siamo all'interno del cortile maggiore, qui ci troviamo vicino al pozzo del castello e la cisterna o pozzo è uguale in effetti. Abbiamo una profondità di 15 metri e la struttura viene alimentata con dell'acqua piovana che veniva raccolta tramite delle caditoie che si trovano all'interno del cortile e sulle pareti del castello. La cosa interessante di questa costruzione è che c'è un sistema per filtrare l'acqua e un sistema per il troppo pieno. In più, chiaramente, noi abbiamo questo bellissimo mascherone che è sulla parete del pozzo, che serviva per eliminare il classico malocchio o le cattiverie che si potevano inviare su questa costruzione. La tradizione popolare è sempre stata fonte di racconti e leggende collegate a luoghi e personaggi che colpirono la fantasia degli abitanti di queste zone. Delle leggende che ravvivano la storia di Lago Pesole, ce ne sono alcune molto note. In relazione al castello di Lago Pesole abbiamo diverse leggende. Si narra, ad esempio, delle orecchie dell'imperatore Federico Barbarossa. Si dice appunto che Federico Barbarossa sia stato in questo castello e abbia trascorso qui la sua vecchiaia. Si narra che
l'imperatore avesse una particolarità, una particolare malformazione fisica, ossia delle orecchie appuntite, quasi delle orecchie d'asino. E questa era la condanna dei barbieri che si recavano a castello presso l'imperatore, perché una volta scoperta questa caratteristica di cui l'imperatore appunto provava grande vergogna, dovevano per forza trovare la morte. E quindi venivano condotti all'interno di un cunicolo che era un trabocchetto e rimanevano sepolti vivi in questa grande torre. Ma si narra di un giovane scaltro barbiere il quale riuscì a sfuggire a questo trabocchetto mortale e riuscì ad aver salva la vita purché non comunicasse mai ad anima viva il grande segreto dell'imperatore. Tuttavia il giovane uscito dal castello sentiva troppo forte il peso di questo segreto. Allora decise di scavare una grossa buca nelle campagne nei dintorni di Lago Pesole e di comunicare alla terra questo segreto. Ma si narra ancora del fatto che proprio da questa buca siano nate delle canne, delle piccole canne, e che il vento, passando attraverso le canne, riveli il segreto dell'imperatore, dicendo appunto che il Barbarossa tenne la orecchia d'asino. Il castello di Lago Pesole si è riappropriato della sua storia e del periodo del suo massimo splendore, diventando oggi un centro di eccellenza storico-culturale. Tra la metà del 1700 e la prima metà del 1800, una delle famiglie più influenti di Avigliano, e non solo di Avigliano, dell'intera Basilicata e forse del Mezzogiorno, continua un'azione di popolamento e anche di ampliamento della produttività e fa di questo territorio una delle aziende più moderne del Regno di Napoli, tanto che lo stesso Ferdinando II, che viene qui in visita nel 1848, riconosce questa straordinaria capacità produttiva e, se vogliamo, anche imprenditoriale. Questo è uno degli altri elementi di modernità di questo territorio che intorno al castello, intorno a Federico, segnano positivamente la nostra storia. Momenti di vita del castello sono incastonati come gioielli nella magnifica sala della corona. Visibili quando gli spettatori aprono le gemme della monumentale corona ottagonale che troneggia in questa stanza. Le corone sono state molto importanti per Federico. Federico è stato incoronato diverse volte, fino ad arrivare ad essere incoronato come imperatore del Sacro Romano Impero. È una corona ottagonale, è una corona sghemba, è una corona inclinata su un piano, è una corona che esce dalle pagine di storia, queste pagine stampate giù per terra su questo pavimento. Questa corona dimenticata, come è stata un po' la storia di Federico, oggi riappare in tutta la sua forza. Questa è una corona preziosa, è una corona che incanta, è una corona che racconta ciò che c'era intorno a Federico a quel tempo, racconta uno spaccato della vita reale del 1200. Qui dentro, aprendo questa sfera, è possibile farsi raccontare di tutto ciò che c'era intorno a Federico, la corte, ma anche il mercato, le chiese, il fabbro, l'oste, tutto quello che accadeva nel 1200 viene raccontato aprendo semplicemente questo rubino. La Domus di Lago Pesole è un massiccio parallelepipedo allungato, grande più o meno quanto un campo da calcio. Al suo interno si può visitare la cappella a un'unica navata con alcuni affreschi del XIII secolo. Siamo nella cappella del castello di Lago Pesole. La cappella viene indicata come una cappella normanno-sveva, risale al 1242, ma viene indicata anche come la cappella angioina, perché gli angioini avevano un ottimo rapporto con la chiesa e con il papa e quindi per loro era normale avere una cappella all'interno del castello. La cosa più bella che abbiamo o interessante che c'è in questa costruzione è questa piccola acquasantiera che si vede qui sull'angolo in pietra rosa e decorata con delle foglie di quercia.
Invece nella struttura dell'abside abbiamo una serie di affreschi che risalgono sempre al 1200, ma che riguardano effettivamente tutta la struttura e la storia di questo castello. Siamo nel camminamento interno del castello di Lago Pesole, è uno dei pezzi più belli e interessanti legati a questo castello. Servivano e faceva da tramite tra la zona imperiale e la zona di difesa di questo castello. Particolare che proietta una serie di luci sulle pareti che servivano a rallentare l'ingresso dei nemici al castello. Chiaramente era anche molto stretto e in questa maniera si impediva l'attraversamento di due soldati per volta ed era molto più semplice uccidere e bloccare l'aggressione. Tra poco torneremo nel fantastico mondo di Federico II e del suo Stupor Mundi. Il castello di Lago Pesole appare subito al visitatore che entra nella valle di Vitalba, vicino a Potenza, possente, imponente e solitario, in vetta allo scoglio più alto della collina che presidia la valle. La cultura può essere veramente ricchezza, a patto che si riesca a vivere, a recuperare, a concentrare tutto dentro un simbolo. Questo è un grande simbolo culturale, ma è anche un grande simbolo di storia, è un grande simbolo di identità che caratterizza un territorio vasto che va da Melfi a Potenza e che si pone lungo un grande tragitto, quindi venire qui significa rivivere la spiritualità che un territorio inevitabilmente sedimenta dentro di sé, e non solo in un territorio, io credo anche le popolazioni che lì crescono, lì vivono e che trasmettono al visitatore. Il senso di ospitalità nostro che è riconosciuto forse nasce, non so se dalla consapevolezza, sicuramente da qualcosa che ci ha segnato in questo caso positivamente. Qui in Basilicata la natura è chiamata ad essere lo specchio della gente che con essa convive in un perfetto connubio e che gli aspetti negativi della moderna civiltà non hanno ancora inquinato. Una natura da scoprire e da percorrere a piedi, oppure a cavallo, tra selve folte e intricate, ermitaggio di briganti appartenuti a un passato appena appena remoto. Questo è un altro dei temi forti di questa regione. Diciamo che in Basilicata, quando si parla di Normanni, Federico II, di brigantaggio, ha in qualche modo risolto tutta la storia di questa terra. C'è un brigantaggio romantico e uno politico. Il brigantaggio romantico è quello che già nel 6 e 700 ha avuto figure come Angelo del Duca, come Matteo Cristiano, gente che si opponeva ai baroni e si opponeva al vice reame spagnolo. Il brigantaggio politico è quello che esplode all'indomani della conquista garibaldina e che è fatta di movimenti di massa. Fino a qualche tempo fa si diceva che si trattò di movimento delinquenziale, ma quando trovi sotto la guida di un uomo come Crocco 2200 uomini non puoi più parlare di movimenti delinquenziali ma di movimenti sociali. Allora, la balestra avigliana praticamente è un pugnale chiudibile perché ha una forma, la lama ha una forma a foglia d'ulivo. Quando viene chiuso deve rifare la forma d'ulivo. Le caratteristiche sono il manico e corno di bufalo, poi viene intarsiato, scanalato. Le varole, queste sono le varole, la varola portalama e la varola conica. Nella varola portalama viene il perno della,
della lama, per trattenere la lama, e nella varola conica anticamente qualcuno si metteva anche la sigla della persona che lo teneva. Poi è fatto da una molla che mantiene lo scrocco, perché è un coltello che una volta aperto in duello non si può chiudere, infatti veniva usato molto per il duello e dai briganti soprattutto, perché lo usavano, era molto più grande dei briganti, era circa 30, 33, 34 centimetri. Questo qua normale che si usava nel mondo avigliano, più o meno nel mondo avigliano, era da 27, 28 centimetri. Posso dirvi che non la sete di potere, ma il desiderio della perfezione ho perseguito e seguito. Chiedetelo ai miei maestri. Federico II, conosciuto con gli appellativi Stupor Mundi, Meraviglia o Stupore del Mondo, era dotato di una personalità poliedrica e affascinante che fin dalla sua epoca ha polarizzato l'attenzione degli storici e del popolo, producendo anche una lunga serie di miti e di leggende popolari. Ma oggi esiste uno Stupor Mundi? Chi sia lo Stupor Mundi oggi? Credo che il mondo sia così diviso e così variegato in un certo senso che identificare uno Stupor Mundi sarebbe troppo facile identificarlo nella tecnologia o in un oggetto costruito dall'uomo. Federico era uno spirito di libertà ed era uno spirito di cultura. Ecco, oggi la necessità di uno Stupor Mundi come quello di Federico, soprattutto in Italia, sarebbe di nuovo la cultura protagonista della politica italiana. Lo Stupor Mundi di Federico II oggi sta nel fatto che si tratta di un uomo che si siede nel principio dei tempi moderni e in qualche modo cala una saracinesca sul Medioevo e sul tardo antico. Lo strano è che quest'uomo, che è stato un assolutista, per noi democratici continua a essere una sorta di avo, di progenitore. Probabilmente riusciamo a vedere in lui ciò che non vediamo in altri imperatori e in altri re di quei tempi. Rileggendo e rivedendo quello che cos'è stato Federico II, oggi noi non lo abbiamo. Cioè non abbiamo una mente così illuminata, non abbiamo una persona, un uomo di cultura così vasta e così intelligente, così curiosa da poter ricostruire e voler ricreare una cultura dal nulla, insomma, venendo dal Medioevo, dove tutto era ben appiattito, riportarla in auge. Una delle cose che sempre mi è rimasto molto, insomma, che mi ha colpito, è il fatto che lui aveva questo potere di aggregazione di tutte le civiltà, di tutte le culture, è chiaro? È una delle cose che in questo momento storico non si può fare, perché noi siamo in una completa, come dire, insomma, divisione culturale. Invece lui aveva, insomma, questa capacità enorme di poter in qualche modo far confluire in un castello oppure in un'università come, insomma, Federico II, tutti quelli che erano in effetti portatori di cultura, di scienza e, insomma, di arte. E questa è una delle cose fondamentali che a noi manca. Il percorso di visita del Museo Narrante termina con la sala dei reperti. Qui si vuole trasferire al visitatore la cultura del mondo di Federico II, in piena armonia con la sacralità del luogo. Qui siamo nella sala dei reperti. In questa sala sono stati opportunamente ricostruiti tutti i reperti più importanti della vita di Federico II. Dagli Augustales, le famose monete d'oro che Federico ha voluto far coniare, al gesso solare, il gesso che riprende il castello Ponte di Capua, dove c'è l'immagine di Federico II,
alle costituzioni melfitane, questo importante codice di diritto pubblico. C'è la lastra del lambone della cattedrale di Bitondo, dove è raffigurato Federico insieme al re Davide di Gerusalemme. C'è infine il De Arte Venandi Cum Avibus, questo testo straordinario. Sono 6 libri, parla di come addestrare gli animali, come si caccia con gli animali, la caccia del falcone all'agrifalco. Federico prende questo testo dagli arabi, lo importa nel suo regno e lo fa diffondere. È un testo straordinario, diffuso nel 1200 e ancora oggi utilizzato. Lì è possibile comprendere quanto erano importanti per Federico gli animali. La Sala dei Reperti espone documenti federiciani e invita a giocare con le 4 postazioni interattive per visualizzare su schermi silhouette i personaggi del tempo, dalla castellana allo scudiero, dal cavaliere allo speziale. Sullo spartiacque tra i fiumi Ofanto e Bradano è situata la frazione di Lago Pesole, vicino a Potenza, su un'altura a circa 830 metri sul livello del mare. Dalla sommità del colle, il castello domina la vallata ed è pronta ad accogliere turisti e curiosi, con tanto di fantasmi, leggende e con il suo museo narrante, pronto a farci rivivere un'esperienza spettacolare ed emozionante. Stavolta muoio, Federico, mi sussurrai. Questa volta muoio. Lui chiamò uno scrivano e il mastro d'arte e gli ordinò di sposarci.